Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando la solennità dell'Epifania del Signore, questa splendida festa che pone dinanzi a noi la vera divinità di Gesù che si manifesta nella sua carne mortale. Sapete che l'Epifania è una celebrazione che ha tre diversi momenti di attuazione, perché la divinità di Gesù si è manifestata sulla terra attraverso tre modalità. Oggi, che è quella che ci interpella più da vicino, in quanto riconosciuta e quindi adorata dagli uomini. Gli uomini riconoscono Gesù come Dio. Domenica prossima vedremo che il tempo di Natale si chiude con il battesimo del Signore, che oltre ad essere il momento in cui Gesù è stato battezzato, lo vedremo domenica prossima, sentiremo Dio Padre parlare con voce sensibile e dire: attenzione, questo è mio figlio, e lo Spirito Santo scendere come colomba. Quindi la divinità di Cristo accreditata dalla Santissima Trinità in persona, non solo dagli uomini. E poi c'è un'altra fonte che ci accredita che Gesù è Dio. E qual è? I miracoli che ha fatto durante la sua vita terrena, che culminano, qual è il più grande miracolo che Gesù ha fatto? Il più grande di tutti, quello che proprio lascia tutti quanti senza parole e senza possibilità di opporre obiezioni. Quello che celebreremo a Pasqua, come abbiamo sentito. Gesù tornò dal cimitero con le gambe proprie, d'accordo? Riuscendo dalla tomba per virtù e per forza propria. E solo Dio può spezzare le catene della morte, di questa terribile tiranna che ordinariamente spezza le nostre vite, e tutti dobbiamo stare zitti e muti quando arriva, perché non ci possiamo fare niente. Ecco, quindi questo è il quadro di questa festa, no? E i momenti culminanti sono, vedete, questa celebrazione ha due cose diverse da tutte le altre. Tenete presente che, guardate, che io non faccio mai nulla quando sto sull'altare, questo tenetelo presente, che non sia secondo la liturgia della Chiesa Cattolica Romana. Quindi quando vedete qualcosa di diverso, non è che Don Leonardo si è alzata la mattina, ma quel qualcosa di diverso c'è perché è previsto dalla liturgia. E oggi ci sono due cose che sono previste dalla liturgia. Uno, quello che abbiamo sentito subito dopo il Vangelo, non avete visto che è venuta Barbara, dice: ma com'è che Don Leonardo non fa l'omelia? Perché oggi c'è l'annunzio del giorno di Pasqua e quindi di tutte le festività principali di quest'anno. Ci ho fatto l'omelia precedente, che sta già nella pagina di Facebook, nella registrazione della messa, e poi sarà anche online. Quindi nella pandemia precedente facevamo dare: ma per noi cristiani sono importanti le nostre feste cristiane, o anche noi ci stiamo facendo condizionare dalla mentalità pagana che ha, come dire, creato tutta una liturgia alternativa a quella cristiana, che molte volte va anche a toccare la nostra? Faccio solo un esempio perché non rifaccio l'omelia di prima. Oggi per molti, secondo voi, è la festa dell'Epifania oppure della... Cioè, ci stanno molti cattolici che non sanno manco che significa Epifania, perché Epifania è una parola un po' particolare, che viene dal greco, a Epifano, mai, che significa appunto manifestazione. Oggi è la festa dove si manifesta la natura divina di Gesù attraverso i modi che abbiamo visto: adorata dagli uomini, proclamata da Dio e attestata dai miracoli di Gesù stesso, no? Poi al termine di questa messa faremo un altro gesto previsto dalla liturgia: il bacio a Gesù bambino, il nostro personale segno di adorazione, che richiama quello che hanno fatto i magi. Questi magi, che erano potenti della terra, si sono fatti un viaggio impressionante 2000 anni fa, quindi non hanno fatto il viaggio in prima classe con l'aereo. I grandi della terra oggi l'avrebbero fatto così. Hanno fatto il viaggio con dromedari e cammelli, come profetizzato nella prima lettura che abbiamo, quindi partendo dai luoghi oggi tristemente alla ribalta di cronaca, perché Baghdad e l'Iran e l'Iraq erano esattamente le sedi dove stavano questi grandi re terreni, che avevano studiato, facendo funzionare il cervello, dei fenomeni astronomici, attenzione, oggi attestati dagli studi che sono realmente successi, e che gli facevano capire che era nato un re più grande di loro. Loro non sapevano chi fosse, tant'è vero che abbiamo visto, sono andati da Erode dicendo: dove sta questo grande re che è nato? Voi sapete che gli ebrei pensavano che il Messia
sarebbe stato un grande re. Ancora non capivano che era il figlio di Dio fatto uomo, questo fu il grande equivoco, no? Quindi chi è il Messia? Il Messia è un nuovo Davide, ma Erode chiama tutti quanti gli esperti delle Sacre Scritture e dice: dove nasce questo Messia? Il Messia nasce a Betlemme, la città di Davide, d'accordo? Perché ci stanno le profezie dell'Antico Testamento, e loro per questi poi arrivano lì e riconoscono questo grande re in un bambino che vagisce e che non c'ha niente di strano, non c'ha nessuna corte, non c'ha nessuno storia, eccetera eccetera. E davanti a quella evidenza apparentemente contraria fanno dei gesti forti, si prostrano. Prostrarsi, guardate in greco, è proskynesin, proskynein, infinito, cioè vuol dire mettere la faccia fino alla terra, altro che baciare i piedi, è peggio ancora, d'accordo? E lo adorano. E quindi questa liturgia sta sotto la, come dire, il ritornello che abbiamo ripetuto al Salmo responsoriale: ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Allora qui siamo chiamati in causa noi: adoriamo o non adoriamo il nostro Signore? Siamo capaci di adorarlo? C'è un bellissimo canto che si fa specialmente nel tempo di Natale, lo facciamo spesso alle veglie, che si chiama "Siamo venuti qui per adorarti". Perché adorare, su questo ci sono le lezioni sempre attuali del grande Papa Emerito Benedetto XVI, su adorare il Signore. E i Magi fanno un gesto ben preciso: gli donano oro, incenso e mirra. Cosa significano queste cose? Allora, da un lato questi doni esprimono ciò che loro credevano di Gesù. L'oro, sapete che si trova nelle regge. Gesù non c'ha avuto regge sul terreno e sulla terra, ma Gesù è re, anzi è il più grande di tutti i re, è il re dell'universo. Ricordate che prima della prima domenica d'Avvento abbiamo celebrato la festa di Cristo Re, che chiude l'anno liturgico che è cominciato con l'Avvento. Quindi noi vediamo e riconosciamo in Gesù il più grande di tutti, quindi il re dei re e il signore dei signori, che è l'oro. Ma non solo, noi riconosciamo in Gesù Cristo il figlio di Dio fatto uomo, non semplicemente un uomo, non semplicemente un nuovo Davide, un grande potente della terra, ma Dio da Dio, come diciamo nel credo, luce da luce, Dio vero da Dio vero. E quindi si offre l'incenso. L'incenso è il profumo che viene offerto alla divinità. Voi sapete che, penso che lo sappiate, qui abbiamo la nostra cappella piena di reliquie di martiri. Sapete come ammazzavano i nostri padri cristiani e i nostri fratelli antichi nella fede? Gli mettevano un altarino con le statuette dei pagani, Giove, Marte, eccetera eccetera. Dopodiché c'era un braciere e gli dicevano: tu adesso prendi, come fa il sacerdote, un cucchiaino di incenso e lo metti davanti alla statua di Giove. O fai questo oppure ti portiamo dai leoni al Colosseo. Che facciamo? Perché capivano molto bene, perché se tu metti quel cucchiaino di incenso davanti a Giove, significa che riconosci che Giove è Dio. Noi adesso purtroppo siamo diventati tutti quanti mezzi pagani, non capiamo il senso di questi gesti. Quindi l'incenso vuol dire che riconoscono che è Dio. E la mirra sapete che è un'essenza molto molto profumata e rara, ma anche molto molto amara, perché riconoscono attraverso quel gesto che il figlio di Dio fatto uomo, re dei re, avrebbe avuto un modo molto singolare per manifestare la sua regalità, capite? Non le corone d'oro ma la corona di spine, non lo scettro d'oro ma la canna, non il mantello imperiale ma uno straccio che simulava la sua cosa, e non un trono ma la croce. quindi capite com'è completo questo gesto. Al tempo stesso questi gesti però indicano anche le loro disposizioni interiori. Dicono i maestri di spirito che loro... Cosa significa adorare? Tre cose: amare Gesù, l'oro è l'amore, è la cosa più preziosa che ci abbiamo, l'incenso è la preghiera, adorare significa imparare a pregare a cuore con Gesù, e la mirra sono i nostri sacrifici. Allora, chiudiamo l'omelia. Domanda che oggi ci dobbiamo portare: io personalmente ho mai adorato Gesù? Capisco che significa adorare Gesù. L'ho mai fatto? Da poco abbiamo fatto, qualcuno di voi qui presente c'è stato, un ritiro residenziale proprio come scuola di preghiera, che culminerà proprio l'adorazione e la preghiera profonda, il momento in cui io mi metto dinanzi a Gesù, soprattutto quando è esposto nell'Eucaristia, e sto davanti a Lui, a cuore,
Se io sto davanti all'Eucaristia, l'avete mai fatto in vita? So che cosa dirgli a Gesù, che cosa gli dico? Queste sono domande che dobbiamo portarci nel cuore. Cioè, lo riconosco come mio Dio, lo amo Gesù, gli ho mai detto, ma col cuore, dicono a Roma. Perché Gesù è sommamente amabile. Il rapporto con Dio, il primo comandamento, non è amare il prossimo tu come te stesso, è amare il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Col cuore, che ci facciamo col cuore? Lo sappiamo tutti, no? Col cuore si ama, d'accordo? Ma noi a Gesù lo amiamo pure, guardate che Gesù ci ama tanto, ci ama assai, d'accordo? O mi sono mai fatto attento al suo amore e sono quindi capace di ricambiarlo personalmente. Perché la maggioranza dei fedeli, quei pochi che sono rimasti, d'accordo? Che cosa hanno con Gesù generalmente? Un rapporto molto mediato, molto distante, cioè partecipo a qualche rito ogni tanto, non troppo spesso, partecipo a qualche processione, a qualche messa, dico qualche preghiera e finisce tutto qui. Questo non è essere ancora entrati in rapporto diretto con il Signore, capite? Non è, capite? Dicevo durante il ritiro, ci sono tanti fedeli che arrivano al termine della vita, forse hanno detto qualche preghiera e hanno partecipato a qualche rito, ma non hanno pregato mai, pregato con la P maiuscola, capite bene in che senso, e non hanno mai avuto un rapporto con il Signore. Quindi quando muorono, tu dici, poi c'è sta il purgatorio, è per forza, cioè tu non puoi incontrare uno sconosciuto, capito, uno sconosciuto con la S maiuscola, ma attenzione, Gesù vuole farsi conoscere da noi, cioè li ha portati i magi, però è richiesta cosa? La nostra risposta ai suoi appelli. I magi sono un'accusa vivente, perdonatemi, a tanti cristiani tiepidi, capite? Perché chi si fa un viaggio quasi al buio di migliaia di chilometri, preso in giro da tutti, quelli che erano potenti della terra, capite che è un'accusa di chi dice: il nostro Signore ce l'hai sotto casa, c'è la chiesa a 100 metri, c'è la possibilità di adorarlo, di incontrarlo, e che fai? Punto interrogativo. Dicevo prima, la messa di prima, questo lo ripeto perché è una, come dire, è una confidenza di un dolore, una condivisione di un dolore, che ieri dopo la messa delle 11:30 sono dovuto andare a Borgo San Michele a fare un battesimo e ho visto la baraonda che ci sta sotto al mercato della domenica, macchine, stramacchine, doppi sensi di circolazione, insomma sono una marea di tempo per oltrepassare quella barriera, ci stanno altrettante macchine e file che ci vogliono quasi carabinieri alle porte delle nostre chiese, punto interrogativo. È chiaro che questa domanda uno se lo fa, ma non è, vuole essere, come dire, un giudizio, fare la predica del parroco, cioè capite perché non ci stanno le file alle chiese? Perché di Gesù, nei confronti di Gesù c'è proprio il disinteresse, capite? E questo per me che c'ho, io lo conosco un po' Gesù, questo sì, un pochino, forse male, siamo tutti in cammino, un po' lo conosco. A me mi era un'angoscia nel cuore perché non sanno quello che si perdono, capite? E Gesù soffre perché non sa, perché sa quello che i suoi figli si perdono e rimane lì, ma non se lo fila nessuno, capite? È bruttissima questa cosa, capite? Quando poi saremo morti tutti quanti faremo così, dice, ma quante chance, come poteva essere migliore anche la vita terrena, non solo la vita ultraterrena, perché con quello che noi facciamo su questa terra ci ipotechiamo il futuro, cioè vivere lontani da Gesù significa vivere una vita molto peggiore anche qui, non solo dopo, capite? Ecco, quindi questo è l'adorazione dei magi, ci pone proprio dinanzi a queste provocazioni. Quindi quando faremo il gesto di adorare Gesù bambino, chiediamoci proprio davanti a lui: ma io t'ho mai parlato a cuore a cuore, t'ho mai detto quello che penso di te a cuore a cuore? Ecco, questo sarebbe già una grande cosa che ci portiamo a casa da questa solennità dell'Epifania. Siamo dati Gesù e Maria.